Le idee sono letteralmente vive. Che cosa significa che un'idea, un pensiero sono letteralmente vivi e che si impongono agli uomini qua e là e li usano per prendere corpo nel corso della storia umana? Forse i filosofi presocratici avevano ragione. Il cosmo è una vasta entità pensante. Può darsi anzi che non faccia nient'altro che pensare. Questa è la concezione della più antica religione dell'India e in una certa misura era la concezione di Spinoza e di Alfred North Whitehead. L'idea di un Dio immanente, un Dio nell'universo, non trascendente perciò al di fuori di esso. Viene qui a proposito il detto sufista: l'artigiano è invisibile nell'opera, intendendo con opera l'universo e con artigiano Dio.